Lei vende la noce di cocco? Sì. Si vende la noce di cocco nelle spiagge? Sì, si vende, ancora poco perché c'è poca gente. Poi si vende. Poi sì. Grazie. Ok, grazie a voi. Allora, io dico sono... Buongiorno. No, non tengo io. Adoro la Calabria perché sono di origine calabrese, è stupenda. Però devo dire una cosa. Sono venuta a Scilla e sono rimasta malissimo. Perché? Per i turisti che stanno arrivando, parecchi turisti tra tedeschi, polacchi, non c'è servizi. Mondizia non finire, spiagge sporche, non ci sta un supermercato su, a Piazza San Rocco, devi andare in Altitalia, diciamo. Avrei un posto come Scilla che è bellissimo, dovrebbe essere più organizzato. Mancano i servizi, mancano i servizi. Mancano navette, non c'è un portacenere sulla spiaggia per buttare le cicche, l'immondizia. Io penso che se ci sarebbe servizio, il turismo incrementa. Senta, lei è d'accordo con gli ambulanti che vanno in giro a vendere le spiagge? Guarda, a Roma, io sono di Roma, devo dire una cosa, a Roma ci sono, però adesso li stanno togliendo, però ci sono sempre. Sì, io non danno fastidio perché danno, essendo specialmente qui a Scilla che non ci sono servizi, è ottimo per il turista. Grazie, grazie. Però, anche voi facciamo una domanda, ecco, siete d'accordo con vendono gli ambulanti nelle spiagge? Ma non è il problema gli ambulanti, perché gli ambulanti ci sono anche in Liguria, ci sono anche in Toscana. Cosa ti fanno? Che problema ti danno? Loro passano e vendono. Ma che divieta? Ma non è questo il problema. Il problema non è gli ambulanti, è la pulizia e l'igiene. Cioè, noi qui paghiamo le tasse, paghiamo l'immondizia. E chi ha la casa che non abita paga pure il doppio, perché di là a Chianalea è il porta a porta. Quindi non è il problema dell'ambulante, tanto non è l'ambulante che ti sporca. In questo caso chi è che non ha fatto il servizio? L'ambulante o il comune? Chi è? E allora, cioè, l'ambulante c'è in Toscana, c'è in Liguria, c'è dappertutto, passa, vende, boh, ma non ti crea problema, anche perché è di passaggio. Che domanda mi fai, voglio dire? Non è d'accordo? Mm? No, non sono d'accordo, ma che vuole fare? Li cacciamo? Vanno bene alla vostra? Non è che vanno bene, bisogna pure avere un po' di... Il fatto del mangiare c'è una legge che ha fatto Salvini, ecco, no, che non divieta Salvini, di vendere. Salvini, qua che c'entra Salvini, non c'entra proprio niente. Si tratta di avere un rispetto per le persone, basta. Come ce l'abbiamo per noi. Però non sono in regola, voglio dire. Non sono in regola, sono d'accordo, ma non è certo chi è qui seduto e deve intervenire. Stiamo chiedendo a lei, se sono contro se legge, lettore, la polizia come da cittadino. Ma voglio dire, se sono contro legge, venga la polizia, i vigili, cosa li cacci? La possibilità di avere un posticino dove vendere da soli, e magari anche fare uno scontrino piccolino, però avere un posticino dove poter guadagnare qualcosa anche sulla spiaggia, non so, una bancarella, perché effettivamente sono un po' insidiosi che vengono continuamente, un poco uno, un poco l'altro. Invece se uno sa che c'è e ti serve qualcosa, sai che puoi andare, perché hanno anche roba così scarsa di sicuro, però utile, perché per dire, io mi sono comprato il cappello stamattina.